Saluti da Fontanelle, questa è la cartolina che giunge da uno degli angoli più nascosti della periferia di Pescara. Spazzatura riversa in strada ormai da tempo, senza il minimo senso civico di chi con prepotenza segna, per così dire, il territorio, nella certezza che nessuna istituzione mai potrà intervenire. Siamo le solite da queste parti, con i soliti problemi, i soliti disagi per i residenti onesti, ostaggio dei soliti noti. Vi ricordate il piromane? Che ci sono stati oltre 9 incendi a cose, automobili, motorini, patrimonio pubblico. Poi improvvisamente noi abbiamo messo in atto anche passeggiate della legalità, vi ricorderete, poi improvvisamente si è fermato tutto. Io non lo so, sinceramente, so solamente che qui avrebbero dovuto sfrattare alcuni delinquenti che sono ancora all'interno delle case popolari, che occupano abusivamente case popolari, e questi sfratti non sono stati fatti, non ci sono. Questo mi preoccupa molto, quindi c'è ancora tantissimo spaccio di droga. Questa è una piazza di spaccio importante, attiva, anche e soprattutto dopo l'abbattimento del ferro di cavallo. Qui si è spostato gran parte del traffico illecito di droga. Ci sono almeno 2-3 postazioni dove si spaccia dalla mattina alla sera, si spaccia droga, e i cittadini ci raccontano che un viavai di persone, tossicodipendenti, ma non solo, anche per scarabene, persone in giacca e cravatta che vengono anche col taxi, si fermano e vengono a acquistare droga. E voi potete immaginare, soprattutto nei giorni di festa, qual è il problema, perché tanti cittadini onesti sono costretti a vivere nel terrore e nella paura. Subito sfratto degli occupanti abusivi e verifica dei requisiti, a sensi della legge 96-96, chi non ha i requisiti deve andare fuori casa, la deve liberare per dare questi alloggi a chi ne ha diritto. Sono oltre 700 persone che sono in graduatoria, stanno marcendo in graduatoria. Subito una postazione fissa H24 come ce l'avevamo nel 2011, quindi nel 2011 c'era l'operazione Strade Sicure, c'era un pattugliamento misto tra carabinieri, polizia e militari che a piedi effettuavano un pattugliamento della zona. Quella situazione risolse tantissimi problemi. Noi vogliamo che si ripristini quella situazione, e poi soprattutto servizi. Qui mancano i servizi, ma quei pochi servizi che hanno messo, addirittura la farmacia non ha un parcheggio adeguato, ad esempio. Qui mancano comunque servizi, quindi rivitalizzare queste zone. L'amministrazione comunale ha fatto acqua a tutte le parti, un'amministrazione comunale di centro-estero completamente distante alle periferie, che ha dimenticato totalmente le periferie, che considera le periferie cittadini di serie B.